Buongiorno a tutti, sono le 8:30 di mattina e oggi in questo vlog vi porto in allenamento con me. Non sarà soltanto l'allenamento di oggi, perché saranno 5 giorni particolarmente intensi. Sto per correre 50 km al giorno per 5 giorni e in questo video, in questo vlog, vi porterò giorno dopo giorno con me. Quindi, grande punto interrogativo. Sinceramente, ragazzi, non so come andranno i prossimi giorni. Sono sicuro che il giorno 1 andrà bene, cioè oggi. Giorno 2 probabilmente anche, però poi il resto della settimana non lo so. È tanto che non faccio un allenamento del genere. È tanto che non faccio un volume come questo. A fine settimana raggiungerò oltre i 200 km totali settimanali e spero di raggiungere le 25 ore, 27 ore totali di allenamento, quindi sarà una settimana molto intensa. 5 giorni, 50 km al giorno, questo è l'obiettivo. Piccola parentesi, non saranno sempre 50 km perché farò anche degli allenamenti in salita su Tapirulan, come quello che farò oggi. E in questo caso guarderò il tempo, quindi anziché fare 50 km saranno 5 ore di allenamento giornaliere, magari suddivise in 4 ore la mattina e 1 ora il pomeriggio. Oggi, day one, giorno numero 1, iniziamo subito con il Tapirulan. In particolare farò nella prima ora delle ripetute in salita, quindi andrò comunque a fare della qualità, speriamo bene. Fatta qualità, andrò poi a lavorare sull'endurance, sulla resistenza, quindi superata poi la prima ora inizierò a metterci una, due, tre ore di allenamento in salita. Ok, inizio, ci vediamo tra poco, tra qualche ora forse. Ciao. Finito le ripetute, ripetute in salita, 8 minuti alta intensità, in soglia, 2 minuti recupero per 3 volte, adesso continuo, defaticamento. Adesso passiamo alla seconda fase dell'allenamento, inclinazione al 40%. Metri di dislivello in questo momento, eccolo, 1 ora e 56, pausa, spuntino, sono stanco, normale, però proseguo. Io ho appena finito il mio allenamento, all'incirca 3200 metri di dislivello positivo, non so quanti chilometri, 4 ore totali come vi avevo detto all'inizio, e poi mi farò altri 10 km di corsa oggi pomeriggio. E comunque ragazzi, vi ricordo che trovate tutti quanti i miei allenamenti super dettagliati, descritti, trovate tutto quanto su Strava, quindi cercatemi come Roberto Martini. Noi ci rivediamo molto probabilmente domani per un altro allenamento. Ciao! Buongiorno, giorno numero 2, sono le 8:30 di mattina anche oggi e ci prepariamo a fare il nostro secondo lungo. Questa mattina 40 km, ottime sensazioni per il momento, sono al primo chilometro appena iniziato ed è una bellissima giornata oggi fortunatamente. Sono al 10° chilometro, fino adesso ottime sensazioni, non vorrei parlare, però per ora meglio del previsto. Piccolo momento difficile intorno al 18°, ma alla fine è quello che cerco. L'affaticamento, la stanchezza, è proprio quello che cerco con questo tipo di allenamento. Sto allenando l'endurance, la resistenza, quindi la capacità di correre più a lungo. In
inizia ad avere qualche dolore, la fatica inizia a farsi sentire, però alla fine quello che alleniamo in questi casi è anche la resistenza alla fatica, l'abitudine alla fatica, allenarsi con le gambe stanche, abituarsi a correre con le gambe stanche, che è proprio quello che vivremo nella seconda metà di gara. Piccola raccomandazione però, non vi cimentate in lunghi da 40 km al giorno per 5 giorni, da giorno alla notte, mi raccomando. Bene ragazzi, io ho finito, secondo giorno, anzi seconda mattina fatta, 40 km, 3 ore e 48. L'ultima parte non è stata facilissima, però va bene, fa parte dell'allenamento. Oggi pomeriggio correrò altri 10 km per arrivare a fare i miei 50 giornalieri e ci rivediamo domani. Ciao! Buongiorno a tutti, giorno numero 3. Questa mattina i primi chilometri sono parecchio duri, frequenza cardiaca bassissima, ritmo 6,30 al chilometro. L'importante in questi casi è mettere chilometri nelle gambe, non importa come, anche camminando. Speriamo di farne anche oggi altri 50. Sono stanco ma positivo, molto stanco, però alla fine siamo qui per allenarci e fare del nostro meglio giorno dopo giorno. Le gambe vanno un po' meglio, si sono sciolte, frequenza cardiaca bassissima, ve la faccio vedere, 111, piano piano, passo dopo passo, possiamo arrivare ovunque. Sono al 21esimo chilometro più o meno, sto passando un momento difficile, non è facile, non è sempre rose e fiori. Questo tipo di allenamento serve anche a forgiare la mente, a farci diventare più forti mentalmente, più resilienti, combattere quella vocina, quell'istinto di fermarsi. In questi allenamenti alleniamo anche la testa, passo dopo passo possiamo arrivare ovunque ragazzi, ve lo garantisco. Quattresimo chilometro e in questo momento sta piovendo. Rettifico, in questo momento sta grandinando. Ultimi 100 metri, ragazzi, oggi è stata davvero davvero dura, ho raschiato il fondo, proprio difficile difficile, però è qui fondamentalmente che volevo arrivare, è giusto così, è questo quello che volevo, devo faticare, mi sto allenando per questo. Oggi pomeriggio altri 10 km e domani si comincia. Ciao! Quarto giorno, io sono pronto per allenarmi, oggi tutta virulana, fuori piove, sono previsti venti fino a 90 km orari, per non rischiare oggi allenamento indoor, in salita. La prima ora di allenamento è andata, ho fatto un interval training in salita con zavorra da 10 kg sulle spalle, con pendenza tra il 30% e il 40%, i pompaci bruciavano. Seconda ora di allenamento andata, piccola pausa, sto mangiando. Altra nota tecnica, questo allenamento allena anche la potenza lipidica, cioè la capacità del corpo di utilizzare grassi come forma di combustibile durante l'attività. Mi alleno costantemente in una sorta di deprivazione di glicogeno, di carboidrati, e il corpo è costretto ad utilizzare grassi durante l'attività. Ho
ho appena finito il mio allenamento mattutino, ho fatto le mie 4 ore in salita e la cosa bella di oggi è che avrei potuto continuare all'infinito. A parte la noia dello stare qui dentro e tutto quanto, però fisicamente avrei potuto continuare all'infinito ed è bellissimo. Oggi pomeriggio altri 10 km e anche la giornata di oggi è andata. Ciao! Buongiorno, siamo arrivati al quinto giorno. Bellissima giornata dopo il brutto tempo di ieri. Venti fino a 100 km orari. Speriamo di non trovare alberi caduti lungo il percorso. Però oggi ragazzi è una giornata stupenda, un bellissimo sabato mattina. E io sto iniziando le mie 5 ore di allenamento anche oggi. Il focus dell'allenamento di oggi è sull'uso dei bastoncini e sulle discese. Le salite diciamo che le ho allenate parecchio già indoor, la corsa è in piano anche, super contento di stare qui fuori in mezzo alla natura. Sono appena salito a Monte Gennaro dalle parti di Tivoli e adesso sto riscendendo sul versante opposto. Ho fatto i primi 1000 metri di dislivello, ottime sensazioni! Sono a 2 ore e 40 di allenamento, piano piano, non mi sto ammazzando, però sono stracontento perché il tempo mi sta volando. Guardate che bello, stupendo. Ultimo aggiornamento, sono a 4 ore e 16 minuti di allenamento, sto facendo l'ultima discesa, super felice, super contento, arriviamo a 5 ore e poi ce ne andiamo a casa. E chi c'è? Ciao cucciolino, che bello! In teoria avrei finito, però ho deciso di ripartire un pezzettino perché mancavano 20 minuti. Tengo fede alla mia parola, 5 ore al giorno, minimo. Andiamo. Bene ragazzi, la mia super settimana di allenamento super intenso è finita. Sono super soddisfatto di come ha risposto il corpo, di com'è andata. Alla fine 5 giorni, 25 ore di allenamento, probabilmente, non lo so adesso, non ho fatto ancora i conti, 200 km circa percorsi con 7000 metri di dislivello positivo circa, adesso non ho ancora fatto i conti, non so a quanto sono arrivato, comunque sono contentissimo, anche oggi 5 ore fatte, adesso un po' di meritato riposo. Ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace qui sotto, se ancora non l'avete fatto mi invito a seguirmi su Strava per monitorare tutti i miei allenamenti su Instagram, Facebook, mi trovate come personal running coach, ma soprattutto, cosa più importante, come sempre, andate a correre e soprattutto divertitevi. Ciao ragazzi,